Una nuova società, progetti ambiziosi, l'urlo arancio blu può dunque ripartire. Grande entusiasmo alla presentazione di tutte le squadre, dai più piccolini alla prima squadra che quest'anno affronterà il campionato di prima categoria. L'avvenire della Sansovino è presto fatto, nel senso che un gruppo di persone, tra quelli vecchi che comunque hanno portato avanti la società in questi anni, che sono quelli che vanno ringraziati per primi, sia l'Olympic Sansovino che la Sansovino 1929, che nuove persone che comunque hanno voglia di investire sui bambini e su una società importante come Monte Sansovino, hanno deciso di mettersi insieme e comunque dire riportiamo la Sansovino a livelli che è sempre dove stata. Deve stare. Dove deve stare? Dove deve stare è dire una società seria, una società sana, con impianti a posto, guidata da persone dove insegnano comunque ai bambini da un punto di vista della scuola calcio, a tutte le squadre del settore giovanile. E non ultimo, avere una prima squadra che comunque abbia dei requisiti importanti. Importante che vuol dire? Che i nostri bambini che nascono nella scuola calcio possono ambire a giocare nella prima squadra importante. Questo è quello che vogliamo fare noi. Che dire, sicuramente abbiamo fatto una scommessa che sta già pagando, perché comunque si respira un entusiasmo completamente diverso. Noi ci impegneremo al massimo per cercare di aiutare la società e questo paese a ritornare dove gli spetta. Voglio fare un ringraziamento particolare ai tifosi che anche oggi a Più al Topo ci hanno sostenuto. Per i ragazzi sono molto importante, ecco. Ritorno importante relativamente, perché poi il passato non conta, conta il presente e soprattutto il futuro. Io devo ringraziare Alessandro Iacomoni che mi ha fortissimamente voluto qui e devo anche dire che ho accettato ben volentieri, perché il calcio io l'ho sempre vissuto come passione, anche se per un certo momento della vita era anche diventato un lavoro. È stata una parentesi bellissima, non rimpiango niente di tutte le scelte che ho fatto. Mi trovo benissimo, è il mio paese, sono i colori che ormai ho nella pelle dal lontano 94, quando per la prima volta entrai in questa società, fino alla cavalcata incredibile della quasi C1. E promesse non ne faccio, se non quelle di dare il massimo e di fare tutto con il massimo impegno, la massima passione possibile e il massimo entusiasmo. Sono contento del gruppo che è venuto fuori, perché già ci stiamo allenando da 22-23 giorni e devo dire che ho visto delle cose importanti, ho delle sensazioni positive, tutto qui. Buono. Poi nel calcio sappiamo tutti che vincere è difficile, ma arrivare secondi è peggio che arrivare primi.